La storia di Caroli è legata a quella dei Previ, famiglia ligure che ne fu proprietaria dal momento del varo nel 1948 nei cantieri Baglietto di Varazze fino al 1982, anno in cui fu donata alla Marina Militare come nave scuola. I Previ usarono Caroli per navigare fino in Argentina, dove avevano interessi economici. Il comodoro Riccardo Previ partì da Genova a bordo del Caroli, nome della sua consorte, nel 1948 e vi fece ritorno soltanto nel 1956. Caroli ha una superficie velica di 210 metri quadrati, una lunghezza di oltre 23 metri e un dislocamento di 60 tonnellate. Ha preso parte al primo raduno Imperiese del 1986.